Salvatore, ci troviamo qua 32 anni dopo una barbaria, un duplice omicidio, in realtà triplice, perché appunto la compagna Ida Castelluccio, la compagna di la moglie di Antonino Agostino, era in dolce attesa. 32 anni dopo ancora siamo in attesa di una verità totale. Cosa significa essere qui dopo così tanti anni a fare memoria, quello che tu insegni, la memoria, non il ricordo? Significa non arrendersi e continuare a chiedere verità e giustizia anche quando purtroppo le cose prendono una brutta piega, perché in questo periodo ci sono state tante cose che ci hanno colpito, come il depistaggio a Avola, come anche questa riforma della giustizia che è una resa dello Stato di fronte a essere uno Stato di diritto, visto che praticamente lo Stato rinuncia a chiedere giustizia e a portare avanti i processi. È un momento difficile ed è il momento in cui bisogna raccogliere le forze e combattere con più forza. Nino e anche Flora Agostino a settembre verranno sentiti, dopo tantissimo tempo, forse per la prima volta, ad un processo. E per la prima volta si sta celebrando un processo su questo caso. L'importanza di questa nuova tappa, di questo nuovo inizio. È importante perché finalmente per Vincenzo, per i suoi familiari, c'è un barlume di giustizia. Finalmente la Procura Generale sta portando a fondo questo processo, nel quale collabora in qualità di parte civile, avvocato di parte civile, anche l'avvocato Fabio Repici, che mi ha difeso durante il Borsellino 4. Speriamo che finalmente Vincenzo possa tagliarsi la sua barba. Un'ultima domanda. Il processo che avrà inizio a settembre, appunto, questa nuova tappa, può essere una doppia difesa nei confronti della ricerca della verità e della giustizia e anche nei confronti di quelli che sono appunto gli emendamenti della nuova riforma Cartabia, che cercano un po' di scardinare quelle che sono le certezze che abbiamo adesso nella legislazione antimafia? Per la riforma Cartabia noi non ci arrendiamo a combattere queste vere e proprie abnormità e cercheremo di fare una raccolta firme non fino a se stessa, ma proprio per poter fare un referendum abrogativo della legge. Non abbiamo forse le forze, ma le battaglie vanno combattute quando sono giuste, non soltanto quando si pensa di vincere. Quindi questa battaglia la combatteremo e la porteremo fino in fondo. Grazie, dottore. Grazie.